Gloria a Dio, cari nel Signore, che Dio vi benedica ancora in questa giornata. Voglio condividere con voi un'altra riflessione della parola di Dio, un altro pensiero in accordo alla parola di Dio su un tema che è molto importante. Infatti, tutti i temi sono importanti, non possiamo dire che un tema è meno importante di un altro, ma tutti compongono insieme la vita spirituale. Amen. Tutto ciò che è scritto è per il nostro insegnamento. E questa mattina voglio trattare un tema dal titolo Autorità e potenza sugli spiriti maligni. Autorità sui demoni. Amen. Vera autorità sui demoni. Noi sappiamo, gloria a Dio, che Gesù ci ha dato il potere nel suo nome, come dice Marco 16, verso 17. Questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno nuove lingue. Amen. Nel mio nome, dice il Signore, scacceranno i demoni. Perciò nel nome di Gesù Cristo noi abbiamo l'autorità, abbiamo il potere contro gli spiriti maligni, contro i demoni. Sapendo che la nostra lotta non è contro carne e sangue, cari nel Signore, ma contro i principati, le potestà, contro i governatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità. Perciò noi dobbiamo sapere che come credenti in Cristo abbiamo autorità, ma per poter esercitare l'autorità ci sono anche dei requisiti. Tu non puoi pretendere di usare l'autorità o di esercitare l'autorità che c'è nel nome di Gesù se tu non stai vivendo in accordo alla volontà di Dio, cioè se nella tua vita non ci sono certi requisiti, se tu non mantieni una certa posizione, l'autorità può essere esercitata, adoperata soltanto se noi rimaniamo, amen, in un certo modo di vivere. L'esercità non si può adoperare in qualunque modo, cari. Non è che qualunque può dire nel nome di Gesù e i demoni se ne vanno. No, cari. Dire nel nome di Gesù non è una formula che tu ripeti così alla fine di una preghiera. Ma nel nome di Gesù implica che tu ti sei identificato con Lui, che tu stai vivendo sotto la sua autorità. E allora, vivendo sotto la sua autorità, tu potrai esercitare la sua autorità. Nel nome di Gesù implica che lui vive in te, che tu non ti muovi da solo, ma che lui, la sua presenza, è in te. Perciò esercitare l'autorità e avere vera autorità contro gli spiriti maligni implica dei requisiti. Noi dobbiamo avere certi requisiti. Amen. Vogliamo pregare il Signore prima di inoltrarci in questa riflessione. Amen. Padre della gloria, Dio nostro, Dio del cielo, Signore, ancora in questo momento ti prego, Padre, istruiscici con la tua santa parola, con la tua santa verità. Signore, parla ai nostri cuori e insegnaci, istruiscici riguardo alla vera autorità che noi dobbiamo esercitare nel nome di Gesù Cristo. Parlaci, Padre, guidaci. Ti prego che sia lo Spirito Santo a guidarci, a parlarci. Io metto da parte ogni pensiero umano affinché sia lo Spirito Santo a parlare. Parla ogni cuore, ogni vita, ogni fratello, ogni sorella, ogni persona che ascolterà. Edificali, benedicili, illuminali e rafforzali con la tua parola. Padre, nel nome di Gesù, amen e amen.
Gloria a Dio, è così, cari nel Signore. Carissimi fratelli e sorelle, noi siamo chiamati ad esercitare l'autorità che Cristo ci ha dato. Infatti questa autorità, questo potere contro il male, contro il diavolo, ci è stato dato da Gesù Cristo, ci è stato otorgato, trasmesso da Gesù Cristo. Ma come dicevo, affinché noi possiamo esercitare questa potenza, vedere la potenza, avere vera autorità, noi dobbiamo rimanere, amen, sotto certi ordinamenti, certi requisiti che il Signore vuole vedere in noi. Ripeto, tu non puoi pretendere di scacciare i demoni in qualunque modo, no, cari? Perché i demoni, che sono esseri spirituali, i demoni sono esseri spirituali con un certo tipo di intelligenza, sono spiriti maligni, invisibili, che girano nell'aria, e i demoni sanno chi tu sei. I demoni, gli spiriti, che Dio li sgridi nel nome di Gesù Cristo, loro in un certo modo conoscono la tua vita, chi sei veramente tu. I demoni sanno che tipo di vita vivi, conoscono la tua testimonianza. Perciò, se i demoni sanno che tu non stai vivendo una vita in accordo alla volontà di Dio, i demoni non se ne andranno. Tu potrai dire nel nome di Gesù tutte le volte, ma non hai l'autorità, non c'è potenza nella tua vita, perché se tu non vivi in accordo alla volontà di Dio, tu non puoi avere la potenza dello Spirito Santo. Allora noi vogliamo capire quali sono i requisiti per avere la vera autorità e la vera potenza nel nome di Gesù Cristo, affinché quando noi sgridiamo un demone se ne vada via all'istante. Questo è quello che noi dobbiamo imparare, cari nel Signore, e vogliamo riflettere riguardo questo argomento molto interessante. Gesù ci dà l'autorità, amen, ma noi dobbiamo avere certi requisiti per poter esercitare l'autorità, e poi vi darò un esempio. Luca 9, amen, gloria a Dio, Padre guidaci ancora, Luca 9, alleluia, amen, dal verso 1 dice: poi, chiamati insieme i suoi 12 discepoli, Gesù diede loro, amen, potere ed autorità sopra tutti i demoni e di guarire le malattie, e li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire i malati. Gesù chiamò a sé, gloria a Dio, i suoi 12 discepoli. Gesù li chiamò e diede loro potere. Cari, la parola potere significa forza, amen, significa potenza, ed è ovvio che parliamo di una forza, di una potenza spirituale. Potremmo anche usare la parola energia. Gesù diede loro questo potere, amen, spirituale. Gesù diede loro potere, amen, perché loro erano stati chiamati da Gesù. Cioè, e qui vediamo già un grande insegnamento, per avere il potere, la forza contro gli spiriti maligni, la forza, il potere di scacciarli, noi dobbiamo essere chiamati da Gesù. Se tu non sei stato chiamato da Gesù, non puoi avere tale potere. Ed essere chiamato da Gesù significa essere convertiti.
essere usciti dalle tenebre. Alleluia, perché noi siamo chiamati fuori, gloria a Dio, Lui ci ha chiamati fuori. Gesù Cristo ci ha chiamati dalle tenebre alla luce. Perciò, punto uno, se noi vogliamo avere la potenza, la forza, l'autorità contro gli spiriti maligni, contro i demoni, contro i principati, contro le potestà, noi vogliamo avere autorità nel nome di Gesù, dobbiamo avere la certezza che siamo stati chiamati da Lui. Noi non possiamo avere autorità se Gesù non ci ha chiamati, se noi non ci siamo ancora convertiti, se noi non siamo ancora nuove creature. Se tu ti sei chiamato da solo, se la tua esperienza di fede è una tua immaginazione, o stai vivendo una vita cristiana a modo tuo, non ti sei separato dalle tenebre, tu non hai potenza, tu non hai potere contro gli spiriti maligni, tu non hai l'autorità, tu non puoi esercitare l'autorità, tu non puoi, gloria a Dio, dire con autorità nel nome di Gesù Cristo, non lo puoi fare. Gesù chiamò a sé i suoi discepoli, e chiamare a sé vuol dire avere un contatto col Signore, avere un'intimità. Tu non puoi avere autorità contro gli spiriti, potere contro i demoni, se tu non vivi in comunione intima con Cristo. Se vivi un cristianesimo superficiale, alla distanza, se tu non hai una vera comunione con Cristo, tu non puoi avere una vera autorità contro gli spiriti maligni. Gesù chiamati insieme ai suoi 12 discepoli, perciò per avere autorità noi dobbiamo sottometterci alla chiamata del Signore. Amen. Lui ci chiama ad uscire fuori dal mondo, uscire fuori dal peccato, uscire fuori dalla vecchia vita, uscire fuori dalla carnalità, uscire fuori dal nostro vecchio io, affinché possiamo vivere pienamente in Lui. Per avere questo potere e questa autorità nel nome di Gesù Cristo, tu devi vivere pienamente in Lui. Tu devi essere in Cristo, profondamente in Cristo. Allora la sua presenza in te ti darà il potere, la potenza, la forza, l'autorità di scacciare i demoni nel nome di Gesù Cristo. Amen. Questo è quello che dice la parola, cari. Tu non puoi pretendere di avere potere o autorità nel nome di Gesù, potere contro i demoni, se tu non stai vivendo profondamente in Cristo, se tu non stai vivendo profondamente in comunione con Lui, se tu non stai vivendo appieno quella vita spirituale per la quale Lui ti ha chiamato, tu non puoi avere autorità, assolutamente. I demoni rideranno, ti rideranno in faccia. Gli spiriti ti diranno: ma tu chi sei? Come dissero a certi uomini che pretendevano di usare il nome di Gesù in un modo superficiale, senza essere veri figli di Dio. Tu non puoi esercitare l'autorità nel nome di Gesù se tu non sei un vero figlio di Dio, oppure se tu non stai vivendo come un vero figlio di Dio, perché può darsi che Dio ti ha chiamato, forse sei anche un figlio di Dio ma non stai vivendo come un figlio di Dio, stai vivendo nel mondo, nella carnalità, nel peccato. Allora ti voglio dire, tu non hai l'autorità, tu non puoi pretendere di usare il nome di Gesù a modo tuo, per i tuoi scopi, per i tuoi interessi. No, noi dobbiamo essere profondamente in Cristo, in comunione con Cristo, e vivere, gloria a Dio, una vita spirituale in Cristo.
se no i demoni ti rideranno in faccia, tu non avrai autorità, ma sarai svergognato come questi uomini che erano i figli, sette figli di un certo Sceva, che era un capo sacerdote giudeo. Amen, Signore. Sciogli la mia lingua nel nome di Gesù Cristo. Ungi la mia lingua, Padre, per parlare, oh, con scioltezza, con franchezza la tua parola, nel nome di Gesù. Questi uomini, questi sette figli di questo sacerdote giudeo, Sceva, loro non avevano nessuna autorità perché non erano stati chiamati da Gesù. Non vivevano in comunione con Gesù, non erano nati di nuovo, non erano convertiti, non erano figli di Dio. Non vivevano in comunione con Cristo, non erano in Cristo. E la Bibbia ce lo fa capire. Ma loro volevano usare il nome del Signore. Erano esorcisti. E da quello che la parola esorcista mi fa capire, questi uomini praticavano un certo tipo di arti magiche. Loro avevano a che fare con l'occultismo. Loro praticavano un certo tipo di spiritualità, ma che non veniva da Dio. Erano esorcisti, itineranti. Loro andavano dappertutto, sicuramente per ricavare un guadagno, per i soldi. Loro erano esorcisti per interesse. Loro non erano figli di Dio. E questo è scritto in Atti 19, verso 13. Alleluia. Or, alcuni itineranti esorcisti giudei tentarono, vedete? Tentarono di invocare il nome del Signore Gesù su coloro che avevano gli spiriti maligni, dicendo: vi scongiuriamo per Gesù che Paolo predica. Loro non avevano l'autorità, fratelli, eppure usavano il nome del Signore. Quante persone oggi non hanno l'autorità, non vivono in comunione col Signore, non vivono in contatto con Gesù Cristo, eppure usano il nome del Signore, vogliono usare per i loro scopi, per i loro interessi, il nome del Signore. Ma tali persone saranno svergognate prima o poi, cari, perché non ci si può beffare del Signore. E questi cosiddetti esorcisti tentarono di invocare il nome di Gesù Cristo, ma in un modo sbagliato. Ripeto, non avevano l'autorità, non erano convertiti, non avevano lo Spirito di Dio, che è un requisito essenziale, fondamentale per scacciare i demoni. Senza lo Spirito di Dio non lo puoi fare. Gesù stesso diceva: io per mezzo dello Spirito di Dio scaccio i demoni e il regno di Dio è giunto fino a voi. Allora è lo Spirito di Dio che ci conferisce l'autorità, la potenza di scacciare i demoni per mezzo di Gesù Cristo, vivendo in contatto con Gesù Cristo, identificandoci profondamente con Gesù Cristo. Alleluia, vivendo profondamente in Lui e per Lui, tramite lo Spirito Santo che vive in noi, noi abbiamo l'autorità. Ma se tu non sei convertito, tu non sei nato di nuovo, tu non vivi in Cristo, tu non hai nessun contatto con Cristo, oppure stai vivendo in un modo superficiale, pur essendo credente, hai avuto una conversione qualche giorno, ma oggi stai vivendo nella carne, nel peccato, nel compromesso, nella mondanità, tu non puoi avere l'autorità, perché l'autorità è soltanto con coloro che vivono pienamente in Cristo, come era Paolo. Paolo viveva pienamente in Cristo. Paolo diceva: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me.
e la vita che ora vivo nella carne, cioè nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha tanto amato che ha dato se stesso per me. Vedete, soltanto una persona che è stata crocefissa con Cristo, una persona che è morto al peccato, che è morto alla vecchia vita, che è morto a se stesso, soltanto una persona, gloria a Dio, veramente rinata, veramente convertita, veramente trasformata e che sta vivendo profondamente la sua comunione con Cristo, sta vivendo profondamente in Cristo, con Cristo, per Cristo, una persona che sta vivendo profondamente nel Signore, può avere l'autorità, può esercitare l'autorità. Se no, non puoi fare nulla, non hai nessun tipo di autorità e sarai svergognato.